Adesso sigla e poi ragazzi, come al solito, pub dell'amico. Ma che cazzo è questo tema? Ma che è sta roba? Cos'è sto schifo? Perché c'è questo raggio in alto a sinistra? Ok, non so come si fa, vabbè, ora lo scoprirò. Allora, diamo il benvenuto a una delle preferite, non solo del pub, ma del mio canale. Una delle preferite di Twitch, che la scorsa settimana non c'era perché era ad Amsterdam, al TwitchCon, ma adesso recupera la sua presenza al pub, con questo pub random. Sara, ciao Sara, ciao Kuro. Aspetta che non ti sento, Sara, ti sei mutata o è colpa mia? Intanto vediamo se è il problema di Sara o mio. Ah no, Nico, tutto bene? No, sì, sì, tutto bene, tutto bene. Ti ho visto un attimo... No, ma forse... Mi stavo concentrando. Okay, di preparazione. Ok, ciao preparazione. Sara. Intanto diamo il benvenuto a grande richiesta, Dark Andros. Ma c'è Andros. Buonasera, ciao bellissimi, ciao, come Andrea. State? Voglio farvi una domanda subito, sia bruciapelo. Vai. Ma a voi funziona il condizionatore? Perché no, guarda, lasciamo perdere. Morendo di caldo. Io allora devo raccontarti questo aneddoto molto simpatico. A parte c'è Kirio che è scuro. Cioè questa, che cazzo questa... succede? Kirio è scuro, ragazzi. No, vabbè, allora ti racconto questa simpatica storia, Andrea. L'altro Vai. Giorno torno qua in studio e c'è una pozza di acqua gigantesca che praticamente si annidava sotto la mia intera scrivania, sotto la mia intera postazione, facendomi rischiare, ora ti racconto, facendomi rischiare di buttare via tutto perché per un pelo non si era avvicinata al computer e al gruppo di continuità. A un certo punto scopro che il muro di cartongesso, perché ciao Masa, eccolo qua, il muro di cartongesso, sì, questa è la maglia, è la maglia che compri, sai, dai peruviani, esatto, alle fiere, ai mercatini, no? Sì, ma mi sembra giusta. Me l'hanno fatta comprare quei pezzi di merda della chat a forza. Anche ah, ok, ok, apprezziamo loro. Ah, okay. Comprensibile. Ecco, vedi, ok, lo tolgo. Oh, ma che belli. Oh. Ma che foto giallo hai fatto? Però, eh? Sì, vabbè, quello me lo tengo, porta una sega, vai. L'ho fatto. Comunque vedevo, Andre, che il mio muro stava trasudando acqua. E cioè proprio c'erano le bollicine, come se respirasse acqua. Sì. E praticamente quando ci hanno montato i condizionatori qua simpaticamente allo studio, da 1000 euro l'uno mi pare, no? Questi condizionatori simpatici. Sì, col motore. Col motore e tutto. Abbiamo scoperto che l'avevamo montati male, in qualche molto modo c'è un bene. Problema, e che quindi scaricavano direttamente dietro la parete di cartongesso. Fantastico! Che delinquenza! Ho scoperto che in realtà non è dalla parete, ma gocciola. Ah, gocciola! Okay. Gocciola da su. Ma praticamente, praticamente. Eccoci, beh, ciao. Nanni. Ciao Nanni! Ma che era successo prima? Polizia, anche polizia, simpatico me. Ma poi perché la giacca c'è 60 watt? Esatto! Funziona? Sì, funziona, Poli! Sì. Bravo, bravissimo Poli. Ma oggi è drogato. Comunque, a proposito di droga, ragazzi, allora Poli e Nanni sono andati al TwitchCon. Non no? È vero, io non sono solo io, in realtà. No, volevo dire Kuro e Nanni. Non so come ho fatto a sbagliare okay. Tra un mostro, la bella e la bestia. Scusami Poli, non faccio più. E ti volevo chiedere, com'è andata Sara? Nanni un pochino lo so, però volevo sapere, sì, vabbè, a parte questa, com'è andata Sara al TwitchCon? Bellissimo. A parte Terenas. Bellissimo. Guarda, okay, ho già organizzato, devo tornare ad Amsterdam con mia sorella. Ah no, non vedo l'ora. Sentite una cosa. Bella, i musei. Per vedere i musei, no? Tecchino, quanti musei hai visto a Amsterdam? Sì, tutti, sì. Immagino. Ma io ne ho visto uno e mi pareva di vederne 30 o 40 insieme, se la verità. C'era tipo un effetto stroboscopico un po'. Aspetta perché Nanni, faccio una cosa, al volo. Faccio, ecco fatto, così, per imitare un attimo i vecchi fasti, per vedere dalla okay. live. Ma cosa hai fatto? Okay. Sì, sì, okay. No, mi ricorda qualcosa. Vabbè, magari, no, magari poi non ci diamo. Comunque, com'è andata Sara? Com'è il Twitch? Com'è stata l'esperienza? Ma allora, è stata una figata, perché intanto sono contenta perché ho conosciuto meglio un sacco di gente, tra cui anche Panetti. Mi ha fatto un botto piacere. Abbiamo fatto un aperitivo insieme venerdì. Veramente persona adorabile, cioè lo adoro Panetti, veramente carino. E quindi dai, sono stata contenta. Sai poi... che durante il Twitch con Panetti è diventata una capsula? Cioè?
cioè è entrato nel culo di qualcuno. No, non so se si può raccontare questa, però si era trasformato in una capsula, almeno si ipotizza questo. Ah, vabbè, sì, beh, cioè, grazie, anche noi eravamo degli Albatros, ma non potevamo volare. Albatros, sì, sì. Bella dei vocali, ho dei vocali di sabato di una persona di cui non farò il nome che mi dice «Sono un Albatros, ma non muovo le ali!» E, sì, sono accadute cose, è stato bello, è stato. Ma non promuoviamo l'uso di droghe in questo momento. No, vabbè, ma nemmeno per quello. No, ma poi lì è legale, è legale una. No, vabbè, ma infatti. No, due, tre, quattro. Ah, vabbè, sì, vabbè, sei, vabbè, conto. No, no, ma io parlavo solo di merendine. Di merendine, sì, muffin. Dipende sempre che c'è dentro la merendina. Sara, qual è il gioco? Il gioco di età media 5 anni che ti è piaciuto di più al TwitchCon? Esatto. quello di non svegliare Nanni. Ah, è bello quello. Non svegliare Nanni è stato. Oh, senti, abbiamo fatto il record della torre, Michelle ed io. Cioè, siamo fiere. TwitchCon. Lasciamo perdere questa cosa. Noi ci siamo divertiti. Dai, vero Nanni? Non lo metto in dubbio. Come no? Dai, ma va a cagare, ti sei divertito. Sì, è super divertente. Ci siamo divertiti. Sto divertente anche Giorgio, sei divertito, no? Sara, dimmi, te che hai, dai sempre quest'idea, no? Di purezza, no? Di una persona comunque abbastanza retta, quadrata, tutta per benino, con gli orari, eccetera, no? Come è andata ad Amsterdam a livello droghe? Nel senso, sei una che magari quando eri 18enne, 20enne si gettava nella mischia, oppure sei sempre stata abbastanza cauta con questo mondo qua? Cioè sei una persona che amavi il rischio? Ma il fatto è che io non fumo, quindi in generale le mie prime esperienze ad Amsterdam sono state particolari, proprio perché lì puoi mangiare e quindi io sono andata di edibili, visto che potevo. Io non so fumare, cioè ci ho provato ma non sono capace, quindi non mi fa effetto perché non sono capace. Quindi una pasta ai funghetti hai fatto? Provando. No, abbiamo mangiato la space cake, tra l'altro buonissima. Di cosa è fatta la space cake? Allora, io ne ho presa una al cioccolato e poi il giorno dopo ne ho presa una, era rossa, non so che cavolo, era tipo amarena, non lo so. E di solito c'è l'erba dentro. Sì, ovvio, sì. Vabbè, c'è la cannabis, c'è il fumo ovviamente. Di solito, sì. E poi, vabbè, in realtà c'è... Un raduno dietro Lupin proprio, di drogati. Letteralmente sembra di mangiare una Kinder Delice, solo che ha un retrogusto particolare. È una droga. lo fa. Solo che io ho capito di essere tipo troppo sensibile, perché tipo ne ho divisa una con Mike e a Sabaku non ha fatto letteralmente, cioè lui fissava l'immensità del nulla. Vabbè, io ridevo con sempre quello, però è il Mike stato di fabbrica, cioè nel senso, ma sai cos'è il fatto che sì, amplificando comunque il tuo mood, io ridevo come una disperata, quindi per fortuna a me prende bene, cioè ho capito che sono una persona positiva anche in quei momenti. E infatti tutti volevano farmi parlare, mi facevano domande idiote perché volevano farmi parlare. E tipo Mike fissava l'immensità, e infatti fa la prossima volta a mangiare un video. Ma tipo sulle tortine, no? C'è scritto ancora, perché io andai quando avevo 18 anni e c'era scritto di dividerle in quattro. No, cioè, in due, no, metà. Poi due. Ma quanto è grossa? No, perché io avevo capito male. Un tegolino, hai presente il tegolino? Sì. Ok, che pensavo fosse una fetta. No, è tipo una merendina, ma io avevo letto di dividerlo in quattro e io però avevo capito di prenderne quattro, quindi ne presi quattro e forse... Minchia, Ma perché tutte le volte che c'è una storia legata da Amsterdam tutti capiscono male improvvisamente, cioè tutti mi dicono sempre no, ma ho capito male, ne ho ingeriti quattro, ho capito male, in realtà mi hanno detto di fermarmi a due, ne ho fatti quattro. Ma cosa vuol dire? Ah, allora capita. No, guarda, in realtà capita perché alcuni se la sono mangiata intera e appunto credevano di essere Albatros ma non, di non poter muovere le ali, quindi nel senso se ne mangi ma più che altro perché ti fa venire la nausea. Io una non l'ho divisa per bene, ne ho mangiato tre quarti, ho sboccato anche l'anima. Quindi in realtà, infatti ho capito di essere un po' troppo sensibile, cioè a me fa veramente tanto, forse perché non sono abituata. Che però è strano, se non bevi molto. Ingerirla è diverso rispetto a fumarla, ti fa effetto prima, cioè ti arriva prima mangiando. No, più che altro ti dura di più, io il giorno dopo ancora l'ho stordita. Poi anche la stazza conta un minimo. Magari lei è un po' piccolina, sì. Ma non è solo la stazza, cioè dipende proprio come reagisci, perché cioè, esistono i Mick Jagger della vita che tipo ti sei fatto qualsiasi cosa e tipo dimostri 25 anni anche se ne hai 90.
42 e poi c'è gente che ne ha 18 e qualsiasi cosa tipo li distrugge, lì va a culo. Allora, ma no, guarda, che poi non è bello per tutti, come esperienza, infatti, non è bella per tutti. Cioè, molti ci sono quelli che la prendono male. No, ad alcuni infatti gli ha preso male, e infatti non hanno avuto una bella esperienza. Io sì, perché mi sono divertita. Invece Andrea, qual è il tuo rapporto con le droghe? Perché io non ti ho mai sentito a riguardo, se ne era già parlato qua al pub, però sì. Andreone, te che sei abbastanza ticcio eccetera, a guanti oppure non... Sì. Allora ti dirò, in realtà io non sono un grande fruitore, nel senso che io a 17 anni, 18 in realtà appena compiuti, non avevo mai fumato nulla di particolare, a parte le sigarette, perché all'epoca fumavo, ma non avevo mai fumato nulla, anche un bel giorno, cioè eravamo lì tra amici... Due volte nello specifico, una volta qui a Milano, l'altra volta invece Toscana Power con tutto una cosa. Toscana Power. Particolare, sì, ma perché c'era tutta un'organizzazione particolare, con il contatto anche in Colombia, quindi c'era una cosa così. Insomma, contatto con la Colombia. Tramite sì. Power quello ottieni. No, tieni, c'era praticamente... Vi spiego, io non ho fatto nulla, ero capitato di essere lì. Lì. Cercavi il bagno. Sì, no, persona che conoscevo che stava... Sì, no, questo è un po' confuso come cosa. Sono quelle cose, slide e cose. Ma capitava che questo mio amico stesse con, che poi tra l'altro si sono sposati, con una hostess di una compagnia aerea colombiana. Diciamo che era molto fornito, ok? Era molto fornito. E io alla fine, cioè, non mi sono mai neanche approcciato troppo perché non mi fa niente. Ecco, niente, è indistruttibile, ragazzi. Fate accennare, protesta. È inamovibile. Una serata che hai provato a camminare coi lati delle scarpe. L'unica cosa che è successa è che dopo un po', sì? Un pilino di nausea. Ecco. Ma non nessun effetto, diciamo, di quel tipo, e quindi non mi sono mai più interessato da un certo punto di vista. Che tipologia era? Allora, guarda, erba. Ti confesso, penso fosse erba purissima, roba del genere. Cioè, poi ripeto, io non sono assolutamente un intenditore, quindi però una volta si diceva, adesso non so se sia un termine bannabile, comunque a Milano c'era la differenza tra erba e moffo, però quella la riconoscevi, ok? Cioè la so riconoscere pure io, però non mi ha mai fatto nulla, ecco, non sono un intenditore, non sono mai, diciamo, ho sempre preferito bere bene, mettiamola così, ecco. Stato più uno da bere più che il resto, preferisco così. E nel corso del tempo, tra l'altro, ho anche variato, perché pochino più giovane bevo di tutto, adesso preferisco spendere un pochino di più magari per un buon vino, bere un buon vino o un buon amaro, piuttosto una cosa del genere. Quanto hai speso, il massimo che hai speso per un buon vino? Chico. Erano 350 euro. Beh, cos'era un Sassicaia? Vabbè, buono, io non sono un intenditore di vino. Anche se è cattivo. Vi siete mai intesi di vino per le donne, ragazzi, o per l'uomo, nel caso di Sara, non credo, però insomma, in che senso? Finti sommelier, oppure qualsiasi altra cosa. Avete mai finto qualcosa per conquistare una donna? A me non piace il vino, quindi no. Brava, cioè, Poli, cosa hai fatto? Io, la mia attuale ragazza, sui segni di 8 anni, gli ho detto che era un grandissimo tifoso di calcio della Juve, lei tifa Juve, e io, quando ai mondiali del 2014, credo, ha segnato un attaccante della Juve, lei mi fa, grande, visto, ha segnato, inserire il nome dell'attaccante della Juve, io gli ho detto, grande! E lei mi fa, non sai niente di calcio, e gli ho detto, no, non so proprio niente. Beh, no, ma cosa strano però essere, cioè fingersi esperti di calcio, per conquistare una donna. Anche non te ne importi niente, esattamente. Lei è fan, e quindi ho detto, cazzo, faccio la mossa, no? Mai sentito la prima volta. Te invece, Sara? Parte Sara. Ma guarda, forse anch'io più che esperta di calcio, cioè al mio ex piaceva moltissimo guardare le partite, quindi ogni tanto le guardavo con lui anche se non me ne fregava un cazzo, però più che altro per la pesca, perché lui amava andare a pescare, quindi io andavo con lui e
non è che fingevo di appassionarmi, però ogni tanto mi è capitato di tirar su delle cartone. Però non mi piaceva. Ecco, diciamo che sì, gli ho fatto compagnia per amore, mettila così, però fingere no, no, non ho finto una passione. Lo tolleravi, Madonna, della pesca no, è un puzzo molto squamoso. Sì, poi la puzza. Dipende che pesca fai. Grazie allo 04. Ma le carpe, un puzzo di merda. Carpe, esatto. Mangiano la merda e struccia. Più che altro perché i pesci di lago puzzano veramente molto. Puzzano di proprio di cazzo, di cappella sudicia. C'è il pantano, c'è la melma, quindi puzzicchiano. Te, Nico, hai mai finto qualcosa con le donne? Ma sai no. L'orgasmo. Sei sempre stato sincero. Hai conquistato, le hai conquistate con la sincerità. Esattamente, con la semplicità, i piccoli gesti, no? Queste cose... Sì, no, certo. Secondo me è una cosa che più cioè, scema col, cioè più sei giovane più un pochino tendi perché sei un po' in fase sperimentale e allora tipo spari cazzate tipo che a quota 3000 caprioli si buttano giù perché cioè, obiettivamente a 17-18 anni per cercare di rimorchiare cioè, fai qualsiasi cosa dopo. Ma io allora questa cosa l'ho sempre capita anch'io, no? Cioè a 18 anni cioè devi avere il primato, devi vantare, devi essere accomunato agli altri compagni che hanno magari già trombato, oppure devi fare prima di loro in un certo senso per cercare, però fingere per trombare no, ma dopo secondo me diventa patologico. Cioè io distingo tipo le due categorie, cioè quando sei giovane, con giovane intendo fai conto fino ai 20-21 anni, proprio giovanissimo, ok, diciamo che è un po' tutto concesso, nel senso sono tutte le prove generali di qualsiasi cosa dove sperimenti anche un po' la personalità, no? Tutte queste cose qui. Dopo secondo me diventa patologico, cioè c'è della gente obiettivamente che anche a 50 anni spara cazzate a raffica. No, ci sono quelli Agnese ha detto una cosa secondo me falsa, ma non mi... io ho finto che mi piacevano i Green Day al nostro primo appuntamento, ma non è vera questa cosa. No. Matrimonio ma... fondato su una bugia pazzesca. A parte Pirello, stai un po' esagerando. Ma però... che poi, raga, dipende molto da che persone frequenti. Perché diciamo che se frequenti gente che ha più o meno i tuoi stessi interessi, non è che devi fingere di avere interessi che non hai. Totalmente bloccato. Ma Riso ma poi, in discoteca? Boh, no, il Riso è il concerto di Fabri Fibra, ma è bloccatissimo. Ah. Eccolo, vediamo. Me lo immagino. Ecco. Bello, Matte. Ciao Riso. Matte, fammi vedere il Fibroga. È un casino, via, è un casino. È un casino. Sono entrato per darvi un bacino. Bravo, da cazzo. Assolutamente terminato. Va bene, Matte, grazie, alla prossima. Non ho parole. Ecco, ma non sta parlando il re, secondo me, delle menzogne alle donne, qua, mi sa. Il nannone. Massimo esperto. Io ho sempre stato onesto e proprio sincero. Ecco. Al 1001%. L'unica cosa su cui fingo è la mia felicità. Cioè? No, scherzo. No, io sono sempre stato onestissimo e sincero. Anche perché tanto poi ti sgavano, cioè che cazzo se devi dire le cazzo non ha proprio senso. Grazie al futuro di Beppo, grazie a 02 Flisa. Ma io non ho mai incontrato però uno di quei Don Giovanni patologici che pur di arrivare ascolta io potrei farti il nome di un mentitore seriale. Io non lo voglio di alta voce, aspetta un secondo. Camusà. Vabbè, ma quello era guardate il labiale talmente tanto preso. Ma lui come un altro amico che sono entrati nelle menzogne, cioè ne raccontavano talmente tante che arrivavano a crederci. Lì sei veramente messo male. Una volta non facciamo nomi, ma disse che aveva sparato nella macchia, cioè sulle olline con un bazooka. Cioè siamo a questi livelli. Così. E vi dirò di più: c'è stato uno scontro fra queste due figure di cui io sto parlando. Cioè, praticamente iniziarono perché tutti e due appassionati di motorini. Beh, figurati. E partì la gara a chi aveva più Vespa in garage. Parti uno,
No, perché sai, sto restaurando una Vespa, un 50. Eh sì, anch'io, io ce n'ho una e ce n'ho un'altra da sistemare. Ah no, aspetta, perché io... E questa botta e risposta. Io vi giuro, sono arrivati a contare 6 Vespe. Porca io. Cioè, e ha chiuso quello che ne aveva una, non mi ricordo. Praticamente era un rilancio ogni volta a chi aveva una Vespa in più. Cioè, ma come fai? Cioè, che dici? Ah, ma intendevi in garage e basta? No, perché di là hanno altri sì, tre. No, perché... Sì, no, certo. No, perché no, io non ho quella in mano. Ho contato quella di mi pa, che però poi mi passa fra 2 anni quando piglia quella nuova. Ah no, ma aspetta, c'è quella che ho lasciato di là a cantar... Bimbi fu sì, quella è una malattia. Mi ricordano le no, almeno per trombare quello, cioè, quindi no, quello è per così, queste sono le cazzate che si dicevano a bimbetti. Sì, tipo sì, sì. Il mio fratello c'ha, il mio cugino c'ha il Game Boy 2, non te lo posso far vedere. Però il Game Boy 2, sei bambino, cioè se sei bambino sei anche un po' giustificato, ma se lo fai da grande, qual... insomma. No, no, però posso dire una cosa molto che secondo me è allora, quelle cazzate che dicevamo da bambini sono un po' lo specchio del pisello righello di adesso degli adulti, cioè il mettersi le amiche firmate, il Rolex d'oro portato al collo, cioè io devo avere più di te, lo status. E quando eri piccolo volevi avere più status degli altri bambini, anche se eri all'elementare, il Game questo Boy è vero, però poi cresci e capisci che non te ne frega un cazzo. Forse no, è vero, però è vero, io da bambina volevo le Bull Boys, la felpa della Puppidù, però non ce l'avevo. Della la felpa della Puppidù. Non esiste in Toscana la Puppidù. Non può esistere. Tra l'altro mi fa venire in mente una cosa, io c'è una cosa che invidio a una parte dei mentitori seriali, la capacità di ricordarsele tutte. Perché te le devi ricordare poi. Ma come cazzo io tutti lo sanno. No, ma se le inventano di nuovo, se non io se ne quelle cose vere mi ricordo, come cazzo. Ho capito che poi fa acqua. Quindi dare stronzate su stronzate, qualcosa io, ecco, cede. Quella la grande abilità da mentitore, da falso, ce l'ho avuta in adolescenza, ma non con amici, donne, quello mai, ho sempre detto tutto. Con i miei, con mi ma, con mi pa. Vabbè, ma quello per la scuola. No. Lo fai con un'intenzione. Ferma a lavori. Io sono riuscito a intortare mi pa e mi ma. Una volta mi comprarono il cellulare nuovo che era il Nokia. Prova a uscire e rientrare, vediamo se mi... Vabbè, ma tanto va bene così. Quello che c'ha la pancia tonda sotto, fra i primi a colori. Sì, me lo ricordo. Allora, quello lì lo... letteralmente me lo comprai, andai in vacanza con mio zio e il mio cugino, non mi ricordo in che posto, e mi tuffai in acqua col cellulare in tasca. No, e io riuscii, non so come, a convincerli che, perché poi me lo ricomprai fottendo i soldi, non mi ricordo in che maniera, probabilmente dai portafogli in un paio di settimane. Ma è prescrizione. Sì, potansiega. E lo ricomprai nuovo, a un certo punto gli venne il dubbio ai miei, ma riuscì a convincere che era assolutamente il solito coso. E una volta uguale uscì la 360. Sì, mica sì. Cioè, non è recentissima, però è avevo 14-15 anni, sì, una roba del genere. 10 anni fa. Grazie sì, Gesù, appena uscita la 360. Inculai l'arte e credito a mia mamma. La Madonna! Sì, zero pietà. Perché c'era la prima 360, non so se vi ricordate, aveva il problema del surriscaldamento. Sì, il LED rosso. Il Ring of Death. Il fottuto LED rosso che a me vende dopo una settimana e mezzo di tutto. Grazie, Sinzio. Quindi impazzì completamente, anche perché ero fottuto nel cervello, dovevo giocare a tutti i costi, mi sarei ucciso. C'era Halo. Cioè Halo, tutto. Quindi preso dalla follia, inculai la carta di credito a mia mamma. Andai al GameStop all'Ipercoppa a Livorno, sì, col motorino, con la motina. Che bei tempi. Premeditato, quindi proprio tutto settimane a piano diabolico. Comprai l'Xbox col gioco allegato, spesi una roba come 350 euro, una follia a caso. Che al tempo erano... Da soldi sono ancora, soldi, sì, però al tempo erano... Una console, sì. Il problema è che poi mi si rese conto, trovò la busta e trovò lo scontrino in fondo. Aia. Allora io vi giuro, io non mi ricordo che cosa ho fatto, come sono riuscito a uscire, ma fatto sta che mia si andò al GameStop e in qualche maniera la convinsi a non parlare con il commesso
e che quell'acquisto era fatto, che poi c'era uno non so che cazzo mi sono, vi giuro non lo so, ma uscì pulito da quella situazione come se avessi comprato tipo un gioco, solo il gioco, solo il pad, non mi ricordo. È costoso però. Sì sì, no mi inventai, non so quale, gli feci vedere, guarda, no, c'è, perché c'è questo cartello, questo, poi tutto improvvisato. Posso dire la cattiveria? Posso dire la cattiveria? In quel momento transitava un responsabile di un negozio GameStop che lo vide e disse: questo è un nostro futuro impiegato. Si dice: è pronto, non ha bisogno dell'addestramento. L'abilità di fottere. Però ecco, poi dopo quella mi sono calmato, perché lì l'ho rischiata veramente troppo grossa e ho detto basta. C'è una domanda che mi ha fatto Jody quando sono andato lì, che mi sono fatto intervistare per il podcast, che è una domanda forse banale, ma dato che noi abbiamo attraversato tutte le generazioni, la generazione dove il multiplayer era fatto a casa e adesso invece giochiamo spesso online, eccetera, vi manca un po' quella roba oppure siete più comodi con, cioè vi piace solamente giocare online con gli amici? Online no. Meglio. No, preferisco single. È più comodo. Anch'io single player. No, single player, non vorrei tornare un po' a giocare con accanto qualcuno. Tutti davanti alla televisione in te. Io le Hollow Knight me le ricordo con un affetto incredibile. O le partite a Winning Eleven a casa del Franchi nel garage. Che dovevi punzare. Davanti a uno schermo di 20 pollici. Cioè, sì, ok, è tutto più, ora è più facile, è più comodo, è più bello, però comunque era proprio un momento anche di condivisione, non era soltanto locale. Quello sì. Ah, per me no, perché alla fine comunque quando ti trovi a giocare, a meno che non fosse tipo il gioco PvP scontro, che ne so, FIFA, però quello lo puoi fare comunque anche adesso, no? A casa, ai torneini. Però quando magari io facevo, mi ricordo, facevo le partite tipo su Super Mario 64 su Nintendo. E ogni volta che giocava il mio amico che era su Nintendo, cioè io ero semplicemente lì che speravo che morisse il prima possibile, perché lo gioco io. Vabbè, ma questo è un multiplayer, ma quello è un gioco quello, però un multiplayer particolare, cioè, ma è tipico dei fratelli. Chi ha avuto un fratello più grande o più piccolo, cioè io avevo un fratello, mio fratello più grande, giocavamo a COD, televisione 30 pollici ai tempi, dovevi per forza avere un cartone che ti vedesse lo schermo sopra e quello sotto. Perché se no tu mi hai guardato il mio schermo, pezzo di merda, e via. No, allora, il vero pro era quello che giocava con gli amici, se avevi poi il Nintendo 64, che era tra l'altro insieme al Dreamcast, che aveva quattro, cioè che su PS1 c'era il multitap, no? Esatto, per la PlayStation c'era il multitap, no? Che dovevi prendere quello e te lo comprai, non ha mai funzionato una volta. Davvero? Io mai provato. Otto ingressi, io lico con i miei risparmietti del cazzo, quelli non l'avevo rubati. Ma il vero pro che tu avevi Nintendo 64, dicevi ok, Mario Kartata pesante, dura, virile, ok, d'accordo. Mivar 14 pollici. Quindi schermo già di per sé così, diviso in quattro, quindi diventava praticamente tre pollici. Dei Franco Ball. E quando passava il genitore di turno, a seconda di chi era a casa di chi, ti diceva, mi raccomando, non, e ti allontanavi, dicevi, troppo vicino. Quindi pro, perché praticamente non vedevi nulla di quello che succedeva sullo meraviglioso. Mia mamma era fortissima su Bomberman, non mi faceva giocare finché non moriva, ma non moriva mai. Ma voi giocavate con i vostri genitori, appunto, sai? Sì, io con mia mamma. Sì, babbo, anche con mio papà a volte. Babbo, sì, no, anche mio papà piaceva. Mio papà proprio rifiutava l'idea di videogioco. Ma il PC me l'ha regalato mio padre. Mi faceva tutti Resident Evil. Lui giocava a Resident Evil 1, 2 e 3. Io con la guida in mano. Allora vai lì, fai questo, fai stare. Vabbè, con la guida in mano. Eccitato, però. È bello. È tipo il copilota di Rally. È figo, cazzo, così. No. Ma poi mi ricordo che tutte le volte che tipo mi interessava qualche giochino nuovo che vedevo su magari le riviste, perché prima c'erano i magazines e tutto, gli facevo Control Mania. Ma non è che si può andare tipo, non lo so, all'Euronix o al GameStop, perché c'è un giochino che mi garba, però secondo me ti garberebbe anche Madden 98, secondo me ti garberebbe, dovresti comprarlo. Quindi con la scusa di portare lui a comprare il giochino che garbava a lui, lo prendevo a me. Però abbiamo tutti un background di micro truffe nel videogioco. No, cioè, sono bellissime le micro truffe, dai. Ma no, il compleanno mi prendevano un gioco per il compleanno e un gioco per Natale. E basta. E poi cresime, comunioni, quelle robe lì. No, a me solo uno Natale e uno compleanno. Ah, bah, nemmeno quello. Io non so perché le cresime e le comunioni ci regalavano l'oro. Sì, ma cioè io poi andavi a farti fondere, ovviamente. Sì, andavi al compro oro. Tutti venduti al compro oro.
d'oro. Io ma... gli ho detto a mia mamma, mamma, dammeli, li vendo, non so, perché veramente non è possibile, c'ho tutti i braccialetti, ho scritto Dario, le penne stilografiche. Sì, ricordi, se ricordi. Croci. Ma ricordi. I simbolini col segno zodiacale, le croci, vero. Ma danni ad altri videogiocatori economici non l'avete mai fatti? Cosa vuol dire danni economici? Tipo, sì, cito così, tipo, metti in due... Mi presti la spada, devo andare un attimo a uccidere online, e dopo a me li hanno fatti disconnesso, no. Ci vediamo a me li hanno fatti, a me mi hanno fottuto roba. È un mercato importante, è un mercato in crescita anche adesso, quello di a me su Lineage 2 mi hanno fottuto roba. Io facevo su Second Life, c'ho l'avatar femminile e a 15 anni facevo finta di essere tipo una trentenne. E c'avevo i simp che mi scrivevano, esatto. Sì, 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 mi regalavano gli oggetti, veramente. Sì, sì, uguale anch'io con i miei amici. Io alle superiori c'avevo il fratello di un mio amico che divenne eroe, perché su Second Life praticamente fece un botto di soldi finché non gli bannarono l'account. Non so in che maniera, praticamente fabbricò dei dildi di gomma giganteschi a forma di cazzo. Cioè, dei dildo a forma di cazzo di solito. Erano, mi sono espresso male, erano dei cazzi di gomma enormi. Cioè, ma tipo, a forma di dildo. Non erano dildi, perché i dildi sono a portata di topa o di culo. Quelli, se te li metti nel culo, ti escono dalla bocca. Lo possiamo definire. Ma qualcuno garba, magari. Penso. Ecco. Quindi, dei cazzi... dei falli. Beh, ora non fossilizziamoci. E ci fece una roba tipo 2300 euro, una roba del genere. Noi era un cazzo d'eroe, però... poi gli fece lo sparì tutto. Cose così? No, io non ho mai trovato modo di guadagnare, anzi mi pelavano molto spesso. Uguale, anche a me mi fottevano. Ma non guadagnare, c'era proprio il cazzo, tipo mi hanno insegnato questa tecnica per duplicare il tuo scudo. Se me lo commerci un attimo, poi diventano due, uno per te e uno per me. Lo convincevi, lui te lo passava, tu sloggavi, ti ricollegavi due giorni dopo, lui ti scriveva, bloccavi, pace amore. E credo che questa cosa sia classica di alcuni giochi, proprio quelli di solito pay to win. Mi ricordo solamente una cosa che è molto simile a questa roba qua, cioè i Pokémon evento, sempre su Nintendo DS. Io non avevo la connessione a casa e quindi mi mancavano solo quelli. Andai sui forum di Pokémon Millennium, dove c'erano persone che l'avevano duplicati, ne avevano un botto e li distribuivano gratuitamente. Devi fare richiesta, devi compilare il forum. Io mi ricordo, andai a rubare la connessione di un mio amico davanti a casa sua in macchina. Dove sei andato per anni? Sono andato per anni. Io i video di Pokémon Revolution, tutti i miei primi video li ho caricati grazie a quella connessione, perché mi piazzavo. Diventato il pub della truffa, questi. Stiamo raccontando. Io mi ricordo che il nome si chiama Manuele Battistini, questo ragazzo. Andavo il principe. Lo sapeva, principe, sì. Andavo davanti a casa, gli fottevo la password che era 01234567789. Come quella di Gasparri, praticamente. Sì, che aveva segnato, bellissimo. Rirubavo la connessione e partecipai, feci richiesta. Il giorno dopo riandai lì per vedere se me l'avevano accettata. Mi organizzai per l'orario, andrei lì col DS e mi sono connesso con il DS alla connessione Battistini e ricevetti questo Pokémon. Fu un'emozione fortissima, perché era una cosa bellissima ricevere un Pokémon rarissimo attraverso la Celebi, sì. Non mi ricordo tipo. Che Pokémon. Vabbè, ma forse comunque non è una truffa, cioè nel senso non ne ha pagato no, lui. No, ma è per ridere, cioè è un'aggregazione. No, cioè. Ma lui lo sapeva, accettava la cosa. Condivisa. Però devo tutto a lui, perché senza quella connessione non avrei caricato Pokémon Revolution. Io con mente l'andavo a vedere lì, ma a volte mi ricordo il caldo che c'era, io dovevo stare lì dentro col computer sulle ginocchia che faceva ancora più caldo a leggere commenti di YouTube. Assurdo. E poi, vabbè, piano piano mi hanno fatto la connessione con la chiavetta, sono riuscito un po' a venirne fuori, ma i primi tempi erano tutti così. Minchia con la chiavetta, pesante. No, vabbè, era il quartiere mio, era messo male, 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 non so come ho fatto a fare questa carriera da lì, perché anche quando facevo i miei video li dovevo caricare, ci volevano, mi ricordo, un giorno e mezzo, due, per caricarli completamente. YouTube, tra l'altro, quando a volte, ai tempi, quando prima dell'aggiornamento serio... YouTube, se riceveva un errore nel caricamento, basta. Bloccava, finito. Capo. Invece, poi introdussero il grande aggiornamento che se avevi caricato fino al 52% e succedeva qualcosa, ripartiva dal 52%. Io avevo le lacrime agli occhi perché dicevo, finalmente, cazzo. Mamma mia, ragazzi, era proprio un'avventura caricare il video. Vabbè, erano bei ricordi, però, bei ricordi. Sì. Nonostante fossero totalmente sbagliati, però.
era un bel ricordo. Sì, è sì. Tuttora così. Il bello è che è tuttora così, in quella zona, almeno a casa mia, cioè io sono nel quarto mondo. Cioè non so come fate. No, ora qua, qui abbiamo ogni beneficio. Casa, però... Infatti ora stiamo cercando casa con Giulia e io gli ho detto, ho due requisiti, poi fai cosa cazzo ti pare, ovviamente per andare in affitto. Voglio la connessione e i condizionatori. Il resto perché condizionatori si sta tanto bene per il cardio. Te sei un demente. Punto. Sai quanti gradi ci sono nella casa mia? Dimmelo, dai, così ti insulto ancora di più, coglione. 33.2. Boy. Sei un artista, sei un deficiente. Ma cos'è questa storia? Io non la so bene. Esattamente un anno fa. Arriva esattamente questo periodo. Lui in casa stava morendo. Un po' dopo agosto. No, ma se non ce la faccio più. Faccio, vabbè, Ale, scusa, pigliati un cazzo di condizionatore. Ma anche il pinguino. Il pinguino. No, ma sa, ma demma il pinguino, poi c'ho da prendere, da bua alla finestra, o devo mettere l'aggeggio, la cosa. Si può fare, insomma, che tra l'altro i vetri della casa di Nani sono così. Così, esatto. Così. Però è vero che scomodo. Poi prende il taglierino, lo apri. Io l'avevo scomodissimo. Per esempio, il pinguino a tubo non lo posso fare io. Io quello avevo, c'ho una porta terrazzo, non la finestra. È terribile. Quindi, quello. Sì. Ti serve una gattaiola per usare bene un tubo. Se voi mettete lo scotch di carta sopra le finestre di Nanni e date in cazzotto, lo scontate. È una bella idea che stai dando a chi vorrebbe entrare in casa di Nanni. Ci vuole di molto. Bimbi, glieli facci vedere. Guarda, Ale, ci sono su Amazon gli adattatori con lo strap, li metti sulla finestra. Comprò 18 ventilatori con questa conclusione. Vabbè, tanto manca po' alla fine dell'estate, poi per l'anno prossimo lo faccio con calma, o metti i condizionatori, o prendovelo lì, e poi ora risiamo a agosto e c'ha 33 gradi in casa. Il problema è che è partito da maggio questa temperatura. Il prossimo anno probabilmente piglieranno fuoco direttamente gli appartamenti. Però è vero, l'anno scorso io l'avevo acceso veramente pochissimo rispetto a quest'anno, ha fatto molto meno caldo. Ma sai, chissà cosa sarà. Quest'anno che è andata un po' così, ma il prossimo andrà meglio. Però è vero, l'avevo acceso di meno. Il prossimo non cadranno i governi, Un annettino di legislatura, cosa fai? Non lo fai. Si va a votare, dai, settembre. Nanni, te invece, qual è per ora, da quando sei sbarcato qua su Twitch, la tua più grande soddisfazione? Su Twitch? Ma non lo so, in realtà, non c'è una grande soddisfazione. Forse è più il complesso. Top 3 soddisfazioni. Te la metto lì. Top 3 soddisfazioni di Twitch Nanni 2022. Vai. La live che ti ha reso più soddisfatto di aver fatto. Vai. Questa è semplice. Vai. La live ha detto. Dai, gli appuntamenti con la tizia. Quella con Study Time, dai. No. In realtà quelle musicali mi danno molta soddisfazione. Mi è piaciuto molto. Ma in realtà va più a episodi che sono un po' meno memorabili, nel senso, tipo, anche oggi grazie a Simo ho avuto la possibilità di parlare con Lodo, il cantante dello Stato Sociale, che comunque sono un accanito, cioè ero ora magari non più un accanito fanboy, quindi magari avere la possibilità di interfacciarmi con queste persone che prima non c'era la possibilità. Ma non era il tuo canale, stiamo parlando del tuo canale. No, vabbè, nel mio canale soddisfazioni ti posso dire live di cucina con le mie sorelle, o le live musicali, oppure le IRL in generale, a me piacciono molto, cioè è una cosa che mi piace molto e mi ricordo sempre un piacere, sia quelle in Australia, quelle di cucina in Australia, sia quelle appunto di cucina qua con Marta e Marina, con la mia mamma. Ecco. No, ti eri un po' ballato. No. Un attimo di cazzi miei. La figa, cosa ci incastra? Il primo appuntamento non è far ridere, ma non mi dà soddisfazione farlo. Cioè, mi ha dato più soddisfazione fare, per esempio, la 24 ore o la 48 ore dove venne Poli, Mase, Dario e tutti quanti a fare. Poi me l'ero scordata. Eri disintegrato quel giorno lì. Giorgio e tutti quanti. Quelle sono le cose belle. E Sara, invece? Si parlava non stavo di a sentire, scusami. Dimmi. No, eri andata via. Qual è le soddisfazioni di Twitch? Le top 3? Allora, la più grossa soddisfazione penso sia stato ottenere giochi gratis all'inizio. Cioè, me lo ricordo proprio... No, davvero. Cioè, le prime volte in cui mi sono stati dati dei giochi gratis ero veramente in cima al mondo. Cioè, mi sentivo arrivata contentissima.
Quindi quello sicuramente è la cosa più bella, cioè penso che per un videogiocatore sia figo. Poi, boh, altra cosa sicuramente conoscere voi e tanti altri colleghi, cioè credo sia una bellissima soddisfazione conoscere persone comunque che condividono gli stessi interessi e non è così scontato, almeno per me non era così scontato conoscere così tanta gente, no? Appassionata di gaming. E poi viaggiare, cosa che non mi sarei mai aspettata, di viaggiare così tanto grazie alla mia passione per il gaming. Cioè, ma viaggiare strano. Intendi grazie muoverti o viaggiare? No, viaggiare, tipo Amsterdam, tipo settimana, il mese prossimo sono al Gamescom in Germania, poi ho un altro viaggio a Polignano con Red Bull, cioè tante cose, tanti viaggi. Mi piace. Sono curioso delle top 3 momenti più alti per Dario, io in realtà. Cioè, i momenti dove tu più su Twitch hai detto: cazzo, che figo! Cioè, che figo questa cosa che sto facendo. Vabbè, o l'hai detto dopo? Ultimamente con Caparezza si è fatto un bel lavoro, secondo me. Poi. Nominiamola. La beneficenza. Sembra, secondo sia il Polyquiz Show, no? Ma nominata. Il secondo episodio del Polyquiz Show. E poi? No, c'è un episodio e via. Diciamo perché... io l'ho già buttato. No, una macchia enorme. Indelebile. Rocco Tanica, che fu una delle prime interviste importanti, se non erro. Poi, non mi ricordo. Beneficenza l'ha nominata Nico, praticamente. Sì, sì. Vabbè, in generale, comunque... Tutte le interviste sono messe un fighe, cioè quando appunto hai tramite questo ti puoi allacciare a persone che magari comunemente o normalmente non avresti mai la possibilità di parlare o di invitare ma anche di collaborare con colleghi, per esempio. Però non era una live, ma secondo me il momento più bello, cioè quello che mi dà tanti bei ricordi, è stato il pub IRL a Napoli. Secondo me quello quello ancora oggi dico porca puttana, ma che bello fu. Vabbè, dicevi Mase, cos'è che avevi chiesto? No, ho chiesto a Poli quali erano le sue tre. Poli Quiz Show 1, 2 e 3. Questi sono i tre momenti. Finito! No, in realtà è stato quando Giorgio ci ha mandato la versione della canzone di Arston. Io mi sono messo a piangere quando ce l'ha mandata. La prima versione ce l'ha mandata. Io e il co-scrittore del quiz, Filo, ci siamo messi a piangere perché è stata un'emozione unica sapere che Giorgio cantasse quella roba lì. Secondo è quando mi sono licenziato, è la prima live che ho fatto quando ho detto ok, adesso provo a fare questo full time, perché anche lì ero disintegrato, e poi il terzo mi sa che è il secondo episodio dello show, perché io ero agitatissimo quel giorno lì, io ero stracontento, cioè adesso a parte le stronzate, il tempo delle persone come Dario, Sara, Masseo, chiunque altro, è molto, vale molto, sia a livello di tempo che economia proprio letteralmente, quindi... Riuscire a offrirgli. Ma che cazzo di. Vabbè, fammi finire di parlare, Dario. Aspetta un secondo. E quindi quando tu gli riesci a offrire qualcosa di figo e loro poi sono alla fine sono contenti, è una soddisfazione importante. Non devi prendermi in giro, hai capito? No, non ti prendo in giro, è che io proprio la penso diversa. Se ne parlava, guarda, oggi. Per me è così, terzo per me il tempo come denaro funziona solo, infatti, delle aziende che devi prendere per il culo. Questa è la mia filosofia. Con gli amici non esiste. Ma neanche però, amici, cioè, colleghi stimi fondamentalmente. Sì, sì, sì. Non sì, per sì. forza. Ci si conosceva così bene, cioè, siamo a maggio, maggio, ci siamo conosciuti a gennaio tra una cosa e l'altra. In 4 mesi, quanto cazzo vuoi conoscere una persona? Il minimo indispensabile, quindi che ti ceda così tanto tempo, cioè, avete comunque rinunciato a tempo per lavoro vostro, ho detto cazzo è figo, e poi riuscire anche a offrire qualcosa di figo, dico cazzo. Grande. Beh, Madonna, beh, ho perso 3.000 euro. Che entusiasmo. Fare una roba figa, dai. Grazie, Trizio, benvenuto. No, ma io sono d'accordo, sono del pensiero che se, cazzo ne so, io invito Marco, ok, come è successo, a fare un'intervista qui da me, non mi chiede soldi di rimborso, mi chiede un cazzo, viene e basta. Quando mi chiede di venire all'Etna Comics, anche per 2 giorni, vado gratis, cioè mi importa un cazzo, cioè è così che si dovrebbe fare. Però, se mi stai simpatico... Come Rino, ci sono 10 anni di collaborazione, okay, va bene, cagato a casa tua, è normale, c'è una sorta di sinergia. Con me ci si conosceva da 4 mesi, cioè potrei essere uno di tanti, capito? Però mi stavi simpatico, capito? Quindi Io non lo potevo sapere, però io ricordo ancora molto bene la prima volta che ho conosciuto Poli. Lascia perdere, Davide, lascia perdere per fuori quella sera party Evox.
non mi ricordo in quale contesto. No, l'hai conosciuto, l'avevo conosciuto prima alla maratona da me. Ah, bravo, sì, la prima volta parlammo di Magic. Lo conobbi da te in maratona, bravissimo. Però ci si parlò così, per me era il niente assoluto. Ma non per dispregio, perché nel senso, è normale, cioè, certo. Non sapevo chi fosse, ci ho scambiato due parole, poi fine di poli, cioè, non sapevo nemmeno fosse ancora vivo. Al che a questo party, mezzo al cringe più assoluto, mamma mia, io me lo sono perso, quindi non ho perso niente. No, niente. Infatti, a un certo punto mi sono ritrovato con eravamo io, lui, Filo. E Nanni fra un tentativo di scopare una figa e l'altro, e c'erano lui e Filo che erano completamente ubriachi, marci. Che vennero con noi in macchina. Poi. Che vennero con noi in macchina e non ci volevano credere. E praticamente si chiacchierò. A un certo punto, Poli tirò fuori tutto il suo fanboismo. E quando gli dissi che te saresti arrivato di lì a poco per andare. So già tutto, Poli. So già tutto. Quando dissi che sarebbe arrivato Dario di lì, ma a caso, fra poco se arriva Dario, si va a fa festa. Ah, la Fanta discoteca di sta ceppa di minchia. Vabbè, però lì mi sono divertito io parecchio. Sì, sì, sì. Poi impazzì completamente. Fa no, Mase, io non posso. Non posso. Io svengo, non posso. Io non hai capito. Io sono malato. Io seguo Dario dagli albori. Per me è un idolo. Le cose. Ma fai finita, Poli. Ma che cazzo. Ma poi. Beh, ce ne fu un altro così. Ce ne fu un altro così di insospettabile. Chi era? Dio buono, è Flame. Ah, Flame? Non lo sapevo. Come non ti odio? Quel partitissimo. Ora non fece. No, Flame era briaco. Lui più marcio di lui e coso messo insieme. Filo messo insieme. Ma ci sta, ma sarà suo idolo. Ma che sta a venire Darione? Io che poi parlava con me e non grazie connetteva. Gli ho detto 6 volte che venivi di lì a poco, perché aspetta Flame, dobbiamo aspettare 5 minuti che arriva quell'altro e si va via tutti insieme. Oh, ma che sta scherzando? Ma che sta arrivando? È Dario! Ma che è Dario? Sto arrivando! Vabbè, era un cinghiale. È un gorilla. Cazzo parlo qui? Era incontrollato, raga. Era fuori controllo. Fuori controllo. Cioè, aveva più alto che sangue il corpo. E vabbè, fu tutta sta scena. Poi mi cari in macchina sto scemo e quell'altro. E s'andò. Io mi ricordo che una certa, mi ricordo proprio, eravamo in macchina io, Filo, il Mase e Nanni. E una certa, per farvi capire il livello, io ho fatto un reality check. Sapete cos'è un reality check? Cos'è? No. Grazie, e quando tu fai un'azione che il tuo cervello sa di saper fare per garantire alla tua persona di non essere in un sogno. E in quel caso il mio reality check... No, io non sto scherzando. Era contare fino a 5 con le dita. Ma è strana se tu conti fino a 5 e lo sai fare in modo ordinato, vedendo la tua mano completa, vuol dire che non stai sognando, vuol dire che stai vivendo quel momento. Se ma tu questa cosa accorgi? Ti capita... no, aspetta. Se tu la fai questa cosa abituale... Sì, io la faccio 2 volte al giorno. La fai anche nei sogni questa cosa. Quindi quando stai sparando con un fucile da cecchino... Tu fai un reality check, vedi che non riesci a contare. Cioè tu vedi tipo le tue dita che sono un po' bislunghe. Ma scusa, no? Ma che brutto, non è più bello se non ti accorgi che è un sogno? Ma nel momento in cui tu riesci a riconoscere di essere in un sogno, tu hai il controllo di quello che succede. Sì, nel controllo sogno. Di tutto. Cioè, di quello che fanno i sogni lucidi. E ho chiesto al Mase, ma siamo veramente qui? Lui a parte mi ha insultato, gli ho chiesto, Mase, ma questa macchina che bella! Quanto l'hai pagato? E lui mi ha risposto, ma un lotto, no, non un lotto, cos'è che mi hai detto? Si mi hai detto tipo, un Ruby Mox E9, e io ho detto, porca troia, poi da lì a poco abbiamo vomitato male. Comunque i sogni lucidi sono una cosa, cioè ogni tanto quando ti capita, è bello avere il controllo di tutto ciò che non puoi fare nella vita reale. Ma no... Ma sì, ma no, no. Non perché vai a uccidere le persone. Ma i sogni sono belli perché sono randomici. Se li controlli, che gusto c'è, scusami. Ma il quando te rendi conto puoi navigarci. Cioè sì. Tu puoi fare quello puoi che vuoi. Puoi prendere il comando del Desno. Però non so se avete notato una cosa. Non è più bello random, scusami. Ce l'hai, è un sogno ricorrente, te, Sara. Sì.
Qual è? Che mi cecchinano. Come ti cecchinano? Sa che sono io allora nel in mezzo al grano. Quello di prima. In mezzo al grano? Ma è specifico. Sì, io scappo in mezzo al grano e c'è un cecchino appostato su un albero. E corri dritta o corri storta? Okay. No, io vado sotto, mi apposto e poi quando nuda mi spara o vestita? Ah, questo non credo. Ma Nanni, questo non sempre osserva al tiro. Sono le tre di sogni. È un dettaglio importante. Ah sì? Che cosa? No, niente. Vabbè, no, niente. Sara, buona, Ugo. Te e Nico invece sono i ricorrenti, ce n'hai? Ma sì, cioè a parte i classici, sognare di tornare ai tempi della scuola e tipo sei a scuola e non hai le scarpe. Quella è una merda. Io no, io classici, non capisco averlo mai fatto. Sono a scuola e non ho il diploma, Dio porco. Sì, esatto. Anche ma quello non è un sogno per me. Dio porco, è la realtà. È per quello che lo sogni, però è tipo è un sogno lucidissimo. È un grande classico, no? Ma sogno spesso. Sì, di essere interrogati, brutti. Di essere in un'auto, in una macchina, in discesa con tutti i ritornanti e io non ho il completo controllo del mio corpo e quindi non riesco a... Merda, che paura! Boh, è paura! E quindi tipo cerco di farla sterzare quando ci sono i tornanti, tipo buttandomi sul volante, cose così. È ma terribile. Sai che, Nico, da però quando io faccio sta roba da un annetto, che io ho detto vabbè lo prendi, poi diventa una sorta di tic quello di contarti le dita della mano, io non ho più fatto sogni dove io muoio. O in un certo modo potrai morire. Non credo ci sia ma un tu non puoi sognare di morire. Il momento in cui io sognavo spesso, come tutti, quello che cadi nell'oblio. Sì. Ah, sì. No, quello non mi è mai capitato. Quello non mi è mai capitato. Io da quando, da un annetto e mezzo che faccio questa cosa, non mi è mai più capitato in sogno di morire in qualche modo. Quando capisci che effettivamente era un sogno, quella sensazione così bella che come puoi privartene? Cosa? La sensazione di essere in una macchina fuori controllo? No, la sensazione di quando ti svegli e capisci che era un incubo. A me capita di fare incubi, ma poi quando ti svegli direi dici, non farlo. Cazzo, era solo un incubo. Ed è bellissima quella sensazione. Sì, ma io ho l'incubo a monte. Sono tipo le seghe cinesi, come quando mi racconto una volta mi fa cos'è che la cinese c'è tipo un tavolo, ma appoggi il cazzo sul tavolo, te lo prendi a martellate e questa è la sega cinese. E ma perché è così violenta? Quando so è che fanno così loro quando è che godi, cioè quando smetti praticamente la stessa cosa. Ah, è tipo negativa. È una metà. Vabbè, però sono comunque emozioni, sono belle emozioni, no? Cioè, quando ti senti Giovanni Livorno. Non so se fanno per te le metafore, Nanni. Io sono veramente anni che non mi ricordo nemmeno un singolo sogno, praticamente. Io ne ho fatto uno ieri. Cioè, zero, non mi ricordo un cazzo, però ho dei sogni che so di aver fatto. E altrettanto quando mi ricordavo i sogni, ero a un punto nel quale non con tecniche cose, però mi ricordo che ero in grado di capire che ero nel sogno. Sì. Semplicemente mentre sto sognando dicevo no, che okay, vabbè, è un sogno, che cazzo me ne frega, grazie, arrivederci. Poi però a un certo punto ho proprio smesso totalmente di ricordarmi i sogni. Mi ricordo a volte per 5 minuti la mattina e poi oblio totale. E io mi sono accorto che per esempio quando mi rendo conto di star sognando, che è dove prendi fondamentalmente il controllo del sogno, manca sempre pochissimo a che ti svegli. Sì. Non so perché, però era come quando eri piccino che magari sì, esatto, era come quando eri piccino, no, che avevi magari il sogno un po' porno e tutto quanto che finiva esattamente nel momento in cui eri lì a tanto così a dare il bacino. Vero. E tipo finiva in quel momento lì proprio specifico, non si è mai capito il perché. Teoricamente perché proprio la parte dove noi sviluppiamo il sogno è la parte più vicina anche secondo me è così. Ma ho visto perché a me interessava molto sta cosa, perché tutti i miei amici mi hanno sempre detto cazzo io ho sognato di volare perché mi sono reso conto, ho detto porca troia, sono 25 anni che non sogno di capire di essere in un sogno, voglio provarci anch'io dopo queste tecniche del cazzo che funzionano in realtà, perché ti capita poi. Ho detto proviamo e... Ma quindi te giornalmente ti sei messo lì a dire 1, 2, 3, 4, 5 e poi continui. Sì, ma guarda, è come un tic. Sì. Cioè, tipo due volte al giorno mi capita di farlo. No. Quando mi guardo le mani mi scatta sta cosa di dire aspetta che verifico. Beh, ma ci sta. Ti dico, la prima volta che mi è capitata ho sognato di essere a casa di un mio amico e ho contato le punte di una forchetta. di una forchetta. Che erano 4, no? Ma ero così convinto di non essere in un sogno, cioè che fosse la vita reale, che ho passato tutto il resto del sogno a contare le punte di questa forchetta. Che merda. Perché volevo essere convinto di aver capito. È un incubo, un loop veramente. Mamma mia. È che ovviamente ti dura, cioè, in quel momento ti dura un secondo, poi il giorno dopo ti dici, cazzo, ma bastava una volta. Io ho sempre avuto la teoria che nei sogni di solito, tipo, quegli incubi,
arrivi tanto a dal misfatto e poi gli svegli, no? Sì. Non succede mai. Io ho sempre avuto la teoria che se effettivamente il misfatto succede nel sogno, vuol dire che schianti anche nella vita vera. No, Nanni, no, te lo vabbè, spiego perché no. Però aspetta, in realtà aspetta, è psicologia, cioè sono cose studiate per quanto si possa, sì, tipo, in realtà è una cosa totalmente intangibile, è subconscio. Io ti dirò, io non mi sento di andare totalmente contro Nanni su questa affermazione per un semplice fatto. Avete presente quando vi state per addormentare, siete sul letto e avete la sensazione quando le gambe vi fanno così, avete lo scatto alle gambe? Sì. Ok, avevo letto una volta su Focus, tra grande rivista, quindi deve essere vero, ma l'avevo letto su Focus una volta, che quel riflesso è perché tu ti stai per addormentare, è il cervello che manda un impulso fortissimo alle gambe perché pensa di star morendo e quindi tipo spara sto impulso per svegliarti. Non so se sia una cazzata, no, certo, tu però... ti svegli perché è una cosa che il tuo cervello non può elaborare, dato che non l'hai mai provata, perché durante i sogni il tuo cervello può ricreare delle situazioni che tu hai vissuto ma non può inventare. Appunto, infatti anche i visi delle persone che noi vediamo dei sogni, anche attenzione, se noi non ci ricordiamo, non sono persone inesistenti, sono visi di persone che noi abbiamo incontrato al supermercato, alle poste, in giro. È vero, e li mescoliamo, perché non puoi inventare qualcosa. Non può inventare mentre dormiamo, può solo ricordare. Quindi per quello che ti svegli prima di morire nei sogni, perché tu non hai sperimentato la morte, quindi non sai cosa si prova. No, però io intendevo quel, cioè questo che dici, vero, io intendevo un'altra cosa che è molto simile, è un po' la sensazione di cadere, non sei proprio addormentato. Però c'è quel così un secondo e ti viene quello scatto. Come puoi dire una cosa simile? Ma una quello cosa sono i nervi che si rilassano. Ma non lo so, poi ripeto, l'ho letto tu Focus sotto l'ombrellone. Focus, quindi questo è vero, però. Io è molto figa sta cosa. Ho un'altra domanda. Si è parlato di sognare di volare. Mettiamo caso, domani vi svegliate e avete l'abilità di volare, cosa fareste? Che meraviglia, è il mio sogno. Anche il mio sogno. Ho capito, ma cosa fareste? Io farei la live immediatamente. La live in volo. Io vado in Giappone finalmente per la prima volta. Però dipende, però ti abbattono. Dettaglio importante, volare, ma a che velocità? La velocità, esatto, che bravo, vedi, velocità esatto. Drone. Drone. Arrivi in pensione. Ti garba anche nel volo. Sì, te li immagini che poi se passi dall'Ameria ti silurano dopo 3 secondi. Però farebbe un sacco ridere vedere una persona che vola a questa velocità. Fa dal Giappone, devi fare due oceani. E non ti devi perdere perché sei nel nulla. Accetteresti il teletrasporto? Quindi tu puoi andare dove cazzo ti pare, ma nel momento in cui... ma non ti godi il viaggio. Aspetta. Nel momento in cui ti teletrasporti, automaticamente ti caghi addosso. Ma parecchio. È una win-win situation, Poli. Almeno sì, assolutamente. 400 grammi di merda, ho pensato io. Perché la cifra... c'è specifico, È perché è abbastanza... Io ci ho pensato, è abbastanza fastidioso. Dai 400 in su diventa... Quindi vabbè, se ti puoi lavare subito dopo... Però non lo sai, magari tu ti trasporti, cazzo ne so, tipo in America, però non sai dov'è il bagno più vicino di... A me sembrano solo ma basta partire col pannolone addosso. Cioè basta, poi se arrivi e hai già cacato, non devi neanche perdere il tempo di andare. Sai che Masella vincerà qualsiasi livello in futuro. Prenderai la stazione a teletrasporto. Le ho già pensate tutte, per il volo, per il teletrasporto. Okay. Nottate di cannabis e stelle mi hanno condotto a queste conclusioni. Come so perfettamente quali desideri esprimerei se dovessi farlo e esattamente in quale formula precisa per vai bisogna saperlo adesso. No questi sono anni di elaborazione perché nel caso in cui succeda giustamente perché non succede, ma se succede ho passato 32 anni a pensare qual è la formula. Invece Sara invece di spezzettare fumo, che poi scusami su quello che ha detto Poli, se hanno inventato il teletrasporto, possono inventare un pannolone che ti teletrasporta la merda direttamente. No, bello, è un superpotere. È qualcosa che acquisisci alla nascita. Tu ti smerdi proprio. Sara, quali sarebbero i tuoi 3 desideri? Ma allora, volare sicuramente è uno dei miei, proprio a mani basse.
E poi mi piacerebbe essere invisibile. Che andrà a fa cosa? Sporcaccione. No, è un super potere che ho sempre desiderato, l'invisibilità. Come tu, sono poteri, non possono essere sì. desideri. Ah, ma devono Vabbè. Essere cose fattibili, desideri? No, 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 no. Può essere quello che vuoi. Di tutti i successi, hai un genio davanti, ti puoi esibire tre desideri e ti chiedi: voglio volare ed essere invisibile? No, puoi esprimere dei desideri. Cioè, allora, vedi che non li hai pensati. Io ho passato 30 anni. No, io non li ho pensati. Ma se non è una roba, secondo me, molto bella da dire. Cioè, sei un fan. Allora vorrei il potere, vorrei diventare. Io però non sbaglio. Chiederei al genio il potere metamorfico. Non so se la provi, però. Ma per tipo metamorfico, tipo gli Animorph. Tipo gli Animorph. Ma ti trasformi in un fagiano e basta. In qualsiasi animale. Ah, okay. Qualsiasi animale. Qualsiasi animale, così posso volare, però. Essere invisibile, posso fare tutto quello che fanno gli animali. Cioè, per volare diventa un pollo. Cioè, come avere, come avere un potere e hai tutti i poteri. Sì, ma l'animale diventa invisibile, che non si può mimetizzare, ma invisibile. No, visibile diventi una formica e sei minuscolo. Puoi volare, diventi però rischi tanto. Se diventi... Campi due ore poi. Esatto, cioè, se diventi un tonno... Un po' furri, un po' cringe, Vabbè, questa... No, ma tu, ma che? Metamorph. Bello essere solo un fagiano. Sì. Ti dico, invece... Fermare il tempo. E poi? Bella anche questa. No, no, solo, mi basta quello, fermare il tempo. Mi zio, probabilmente. E quali sono le cause fermare però, del tempo, fermare il tempo? Ma fermare o controllare? Non era il senso fermare il tempo, Nico. Sì, esatto. Cioè, ma doveva trattenere prende il potere di Guldo, però non... Vabbè, non invece di fare il coglione panzone che non fa un cazzo la mattina e la sera come era Guldo, che ha il potere più opinio. Ti scrivi apnea, io ce l'ho. Inizia a fare le immersioni in apnea e hai vinto. Cioè, io sono il Super Saiyan di 800 miliardi di livello. Il tempo è fermo per 12 minuti. Motosega, prima o poi te la taglio. No, non puoi fare. Non va la motosega, fermo il tempo. No, ma poi devi essere più forte. Devi essere più forte di Goku a livello proprio di potere. Se no lo Ma non ci arriva, fermo il tempo. Mentre dorme, fermo il tempo e ti sgozzo. Questi è un discorso da elementari proprio. Esattamente elementari. E no, ma io ti fermo il tempo. E ce n'è. Scusate, ce n'è. E questo è il Merlino. Al giochino ce n'è uno ancora più forte di Guldo, che è secondo in classifica. Che è Aizawa col cecchino. Aizawa è il professore di My Hero Academy che toglie i poteri. Quindi, se Aizawa ha un cecchino con l'ottica giusta, è il più forte del mondo. In un mondo di supereroi, potente. Ci ho riflettuto. Mi è venuto in mente un desiderio bello. Vag, dai. Vedere l'universo, tutto. Brava, la stessa cosa. Tutto l'universo. Quindi sapere che cosa c'è in tutti i pianeti. Io ho un'opzione. Se voi tutte le volte in cui eseguite un teletrasporto perdeste 10 anni di vita. Ho capito. Proprio però non sapete quando morire. Non potete fare neanche un teletrasporto, quindi cioè nel voi senso, quante volte vi teletrasportereste? Una. Ma dipende dalle occasioni. Una mega rapina mi teletrasporto tipo un culo alla Madonna. Aspetta, no. Tu devi entrare e uscire dalla banca, quindi sono due. Vabbè, esci. No, no, perché? No, ci entro una volta, cioè faccio in modo di entrarci una volta, poi mi quando sei nel capo, vive lì dopo un anno. Tu entri, la gente le rapine alle banche, faccio la mega rapina, c'è cioè, dentro invece di fare tutta la parte più, no, non è che è più difficile, è difficile anche entrarci, però in qualche modo prendi un potere dal cazzo. Io probabilmente morirei in 20 della secondi, sì, anche farei io. Da quando senti che stai per morire lo usi. Ho capito, ma muori dall'altra parte poi, stai per morire, scusa Sara. No, nel senso che comunque magari, che ne so, sei molto anziano, sei malato, e allora lo usi, dici sti cazzi. Una domanda su cui ogni tanto ho riflettuto insieme, cioè riflettevo ogni tanto sui tre desideri, ogni tanto su quest'altra cosa. Se ora voi poteste viaggiare nel tempo, no? Portandovi dietro qualsiasi cosa, e per caso, anzi non potete, a un certo punto varcate un posto e ops, mentre invece che stavate cacando vi ritrovate tipo negli anni 30, ok? Con la anni 20, dai, è un po' più tranquilla la situazione. Sì, leggermente. Finita, ci abbiamo... Peste. Sfruttereste le vostre conoscenze tecnologiche e tecniche più gli strumenti che avete addosso, quindi orologio, cellulare, funziona internet? Il punto è quello che no, non funziona internet. Il cellulare non serve a niente, però voi avete, uno strumento che racchiude, cioè per esempio questo, il telefono lo dareste per, in dono per lo sviluppo tecnologico, all'accelerazione? Ma come minimo ti prendono per eretico, ti prendono per eretico e ti brutano negli anni 20. Sulla croce non avrebbero comunque 1400, le conoscenze 1200, per detto 1920, cioè, io ci ho pensato a questa cosa e mi sono reso conto che non conosco il funzionamento di tante cose anche rudimentali, cioè
se tornassi andassi nel Medioevo, per dire, e sono a conoscenza del motore, per dire, ah, il motore a vapore, che è un motore molto base, però potresti non saprei riprodurlo, cioè non saprei dirgli ecco così si fa un motore a vapore, Fresh. Certo, non lo so. Ma te non, il punto, quello che ti dico io è, te magari non dovresti essere diciamo l'insegnante, ma potresti essere la scintilla di cioè quello che dice a Leonardo da Vinci della situazione, fa ma sai che il motore a vapore potrebbe essere, vabbè, cos'è, non c'è, sì, non ci resta che piangere, esatto, non ci resta che piangere praticamente, cioè, che palle, io sono una donna, non potrei fare un cazzo, esatto, è quello anche un problema, non mi ascolterebbe nessuno, quello è un grosso allarme, ma non penso ascolterebbe nessuno, in antico Egitto saresti, avresti il ruolo di dea Cleopatrica. Esatto. Quell'altra cosa, Dario? Sì. Vorreste andare le cose come sono andate o vorreste far accelerare? No, visto, perché poi ti elogerebbero come di Dio, no? Cazzo, esatto, lui cioè, una divinità praticamente. Come ad oggi noi è Michelangelo che cazzo ha avuto idee, no? Al tempo saresti tu. Ricordate Poli, quello del Poli Quiz Show del 1940? Ma perché tutto deve essere un riferimento a quel cazzo di show di merda? Ti rendi conto, nel 1400 il Poli Quiz Show tipo su Giovanna d'Arco, com'è morta e varie opzioni, no? Se hai varie opzioni interroghi la già gente, opzioni ti prendono e ti mettono sul rogo nel Medioevo. Esatto. Sì, ma questa è una nozione incredibile, ragazzi. Voi sapete qual è la principale causa della caccia alle streghe nel Medioevo? I Kun. A parte l'Inquisizione? Nella mia linea temporale, l'Inquisizione è venuta molto dopo. Hollywood Show. Ma aspetta, la principale causa in che senso? Nel senso, Dario, perché si scatenò in Europa la caccia alle streghe? È per l'ignoranza. No, questa è una pillola di mercoledì storico. Il bigottismo. Cosa? Però non me la ricordo, porca troia. Praticamente, perché la principale causa era il pane di segale. Perché? Perché faceva impazzire. Esatto, perché hanno studiato che il pane di segale, soprattutto nell'Europa meridionale, sempre più salendo sempre meno, era conservato male, quindi si sviluppava un fungo che dava microallucinazioni col continuo consumo. E quindi praticamente la gente, poi vabbè, fu usato come strumento politico e tutto il resto. Però essenzialmente uno pane di segale. Ma si può fare ancora sto pane? C'è modo di trovare? Trovare. E infatti i casi che erano registrati nel nord Europa erano zero, perché non era utilizzato il pane di segale, ma un altro frumento. Te pensa? Guarda te, Davide, una cazzata, è proprio... non so perché, ma è proprio colto. Ma ricordo anch'io questa cosa. Sì, erudito. Però Nanni non ha detto i suoi tre desideri, eh? Vero. Sentiamo. Ma io sceglierei, a discapito di quello che dicono molti, cioè l'immortalità compresa il non deterioramento del corpo. Cioè, capito, però sono due desideri già, eh? Basta la giusta formulazione. Il non deterioramento del corpo e dell'anima. L'anima. Cosa vuol dire dell'anima? Bello dell'anima, però. Vabbè, comunque, poi la completa onniscienza storica dal momento presente, guarda, al passato. Questo mi garba un botto anche a me, è fighissimo, cazzo. Proprio dal Big la conoscenza, Bang. Conoscenza, quindi. Vabbè, qui basta dire, basta l'onniscienza, no, futura, su tutto, no? Intendi proprio anche Big però Bang? C'è una storia, voglio fare un po' il nerdino, c'è una storia fantastica, non di Spider-Man, ma dedicata a Rhino, dove Rhino diventa intelligentissimo sempre di più, con una specie di stratagemma, diventa sempre, lui è il nemico più stupido in assoluto di Spider-Man, lui si rompe il cazzo di questo, si chiama Fiori per Rhino, e lui decide di diventare intelligente. Con questa operazione ogni giorno diventa sempre più intelligente e scopre che è infelice. Vabbè, perché... ma questo si nota già anche nella realtà di oggi, cioè, nel più, senso... più sai, più sei infelice, perché inizia a avere la conoscenza totale, sì, e capisci che è tutta una merda e va in depressione e t'ammazza. No, ma è chiaro, vabbè, sì, è così. È veramente figo comunque, Pod. Cioè, quanto, anche solo sapere cosa c'è negli archivi del Vaticano, per dire, cioè, proprio la conoscenza storica dal presente al passato. Poi futuro senza anche solo quanto si è perso con la biblioteca d'Alessandria, cazzo, chissà che cazzo c'era lì dentro. Poi la possibilità di muovermi nello spazio-tempo. Sì. Spazio-tempo. Okay. Viaggiare nel tempo. E dovuto. E viaggiare nel tempo. Teletrasporto anche in termini temporali.
Sì, lo spazio-tempo dell'universo, galassie, un po' tutto, sì, piani sì, dimensionali, l'ho chiamato per cazzo di spazio. E dove andresti? Universo e galassie sono cose... Ah beh, nello spazio, nelle stelle, no? Ah, nelle stelle. E beh, esplodi poi. No, beh, ma è immortale, è immortale. Anche il desiderio dei Pokémon reali è bello, secondo me. Bellissimo! Ma io non vorrei vivere nel mondo reale. Basta per tutto, perché noi li vediamo pucciosi, intanto vediamo un anime esce da topo giallo. Io se un topo mi potesse fulminare, vorrei vivere in un mondo del genere. Esatto. Cioè, c'è un drago che va a giro. Diventano tipo la prima versione di Sonic live action. Però pensa a trovarti un Tangela davanti, ti caghi un po' sotto. Bisogna vedere se hanno lo stile cute, come direbbe Sara, o se hanno lo stile realistico da animale. Non lo so, è difficile. Beh, vedrai se va lì a tiri il cazzotto, si incazzerà anche il Pokémon. No, ho capito, vabbè, però... Tu prendi a pugni Pokémon, scusa. Se esistessero i Pokémon, prenderesti a pugni Pokémon. Cioè, devi andare tipo... Stai attraversando la strada e c'è tipo... Snorlax davanti che ti fa passare. Cioè, cari fai, gli tiri il cazzotto. Ma non magari è educato. Se no, pili di Pokémon, non gli tiri un cazzotto, scusami, se sei un mimo sveglio. Vabbè, per dire... un'altra cosa. Spari, spari. Però potresti accarezzare un Umbreon, ne sarebbe molto bello. E invece sarà un Pokémon che tromberesti? Che mi tromberei? Per forza. Come se non ci avessi mai pensato. Vabbè, amico, non esagerare, non esagerare. Gardevoir forse. Ma è donna. Vabbè, cioè, è uno di quelli che mi sembra più. Non hai mica detto un Pokémon maschio, No, al suo che però, eh. Vabbè, Gallade. Sì, Gallade. E invece Nanni? Cosa? Sì, sì, da Sara ho skippato alcuni metri per cercare un po' anticipato. Ma io, cioè, se potessi farlo, lo farei con quello più strano, tipo con Onyx, cioè lo vorrei buttare nel culo a Onyx. Boia. Cioè, qualcosa di strano. Però mi sa che Onyx che te lo butta in culo. Tipo Aerodactyl, cioè voglio trombare Aerodactyl. Cioè qualcosa che spacca Geodactyl. Cioè devo cercare, non devo ricercare la sessualità umana nel Pokémon, cioè devo cercare la Pokémonità. È come mettere il cazzo tra due rocce, però. Ti distruggi, cioè ti spacchi. Codentini. No, ma poi anche ruvido. No, quella è proprio grezza. Ruvido proprio. E ti scuso Sara Gallade, ma invece i Pokémon quelli un po' più virili, tipo Mash o Contigar, ma non li fisica. No, sono troppo umanoidi. Bravo Cloyster. Cloyster è una buona opzione. No, Mash lo userei per combattere, ma non me lo tromberei. Ma una cazzo di vongola Cloyster, scusami, non... Ma ha la forma di una vulva palesemente. Sì, ho capito. Sì, ma è grande, capito, ma così, magari, cioè, io leggo Vaporeon, ma cioè andate fuori e trombatevi in cane, per dire. Cioè, non lo fate. Però concettualmente. Aspetta, ma non c'era quella leggenda? Non so se me l'avevate detta voi. Che Vaporeon è il Pokémon più scopabile di tutti. Sì. Già. Io non sono d'accordo. Grazie. Cos'è che c'ha Vaporeon? Che è idratato. No, ha tutte. Ma che cazzo? Ha una serie di caratteristiche che lo rendono il Pokémon più compatibile sessualmente con l'essere umano. Cioè, tipo Troma Hitmonchan. Cioè, chi è che è proprio scientifica questa cosa? È un umano, praticamente, un umanoide. Sì. Io vorrei trombare con l'angelo di Serra. L'angelo di Serra? Vabbè, sì. È la cosa più vicina alla divinità, secondo me, che ci sia. E poi ti dico. Liliana, esatto. No, poi si chiamava. Aspetta, come si chiamava la licco di schiavi? Raga, Jace, Mind Scarf. Legioni? No. Silvana. Jace. Come si chiama quella licco che c'aveva gli schiavi? Le catene, era di Legion. Ah, così. Ma te dice le c'è il cammello. No, c'aveva tutti gli incappucciati, gobbi. Non è la Meloni, ragazzi. Io ho capito che sembra sia una carta di Magic, la Meloni. Comunque, dei Pokémon dico Milotic, perché è così sinuoso, regale, va bene. Ma che tipo battle nel culo a Mortres, per esempio? perché è un Pokémon leggendario, dici? Sì, tipo, però con le fiamme. Ah, scusa, trombati Arceus, trombi Dio, scusa. Ah, anche, sì. Però anche quello è uno stambecco, cioè, capito? Alla fine assumibile a quello. Ma quando torni alla storia delle vespe di prima, puoi dire io mi sono scopato Arceus, cioè esempio, hai vinto a prescindere lì, un no? Un suggerimento per te, Lickitung. Sai che cazzo di leccate incredibili che fa quello? Anche.
Quell'esperto. Anche, dici. Poi in tutto questo stiamo mettendo per scontato che loro siano consenzienti, ovviamente. No, perché... Sì, no, sì ma... quello è ovvio. Quello certo, è... Sennò diventa... Ma i Pokémon, per la lore, nascono... Al... Cioè, nascono, si sono... Adesso mi sono perso gli ultimi pezzi. Non sono mica al servizio dell'uomo dopo. Sì, ma se no. Finito... Ah, anche sessuale, proprio. Non nascevo. Servizio completo. Beh, Dugtrio di Alola è consenziente di sicuro. Non nascevano così, eh? Dopo una certa... su Platino ne parlano del fatto che diventano proprio servi al 100% non erano dell'uomo, servi, no? All'inizio, cioè prima c'era un conflitto, poi Popò, insomma, vabbè, lascia stare. Popò, comunque ragazzi, dai, allora ringraziamo il Mase, ovviamente, che accanto a me, Curolili, Nico Pertici, Poli, Dark Andros, Nanni e Kirio, seguiteli ragazzi, poi parte anche il riso a un certo punto, seguiteli su Twitch, su YouTube, dappertutto.